Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno invece si intende collegato al dibattito relativo al tema della giornata dedicata alla violenza sulle donne. Noi pensiamo che per celebrare degnamente questa giornata dobbiamo riflettere su quanto è scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quest'ordine del giorno è dedicato a quelle persone che possiamo indicare come le ultime fra gli ultimi, e cioè le persone che si dedicano alla prostituzione, che praticano la prostituzione. Sappiamo benissimo che stiamo parlando di un tema in cui la criminalità è coinvolta a tutto tondo, la tratta, la cosiddetta prostituzione volontaria, ma dobbiamo far fronte anche a un fenomeno che riguarda i minorenni, che in mancanza di priorità valoriali pensano che sia sullo stesso piano dare una prestazione sessuale e l'acquisto di un telefonino. Noi abbiamo una risoluzione del Parlamento europeo che risale al 2013, che ci ricorda come le persone che si dedicano alla prostituzione sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, fisico e psicologico, che i loro problemi psicologici e fisici sono pari a quelli derivanti dalla dipendenza da stupefacenti e alcol, che il loro tasso di mortalità è superiore rispetto a quello del resto della popolazione e che i sintomi di cui soffrono sono paragonabili a quelli manifestati dalle persone sottoposte a tortura. Quindi oggi le cronache ci riportano che in data odierna il Dipartimento del Consiglio dei Ministri ha emanato un piano di azione nazionale per il contrasto alla violenza. Ecco, allora con quest'ordine del giorno noi chiediamo proprio alle istituzioni di un livello istituzionale sovraordinato che diano la possibilità non solo a queste persone con interventi diretti al loro livello istituzionale, ma diano anche ai comuni la possibilità di mettere in campo delle strategie di aiuto e sostegno a queste persone. E quindi andiamo a sollecitare l'organizzazione di campagne educative specifiche per età che valorizzino il rispetto per la dignità delle persone, di tutte le persone, e soprattutto di se stessi, perché i minori imparino il rispetto di se stessi. Di sollecitare sensibilità e sensibilizzare le autorità competenti perché attuino politiche volte a contrastare la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, mettendo coloro che operano sul campo, i medici, le forze dell'ordine e così via, nelle condizioni di poter affrontare adeguatamente questi problemi. E ancora di elaborare dei programmi di assistenza in cui siano gli sportelli di ascolto siano aperti anche alle persone che praticano la prostituzione, di prevedere il reinserimento sociale delle vittime dello sfruttamento sessuale e da parte di tutti coloro che lo desiderino, perché nessuno deve rimanere indietro, è un imperativo che sentiamo come categorico. Grazie.